Camille Saint-Saëns, il re degli spiriti musicali, questo è il titolo che Giuseppe Clericetti ha dato alla sua monografia, uscita per Zecchini, con argomento appunto Camille Saint-Saëns, in occasione del centenario della morte, quindi 1921-2021. Questo bellissimo volume è diviso in due parti, la prima parte è una breve biografia del compositore, di cui parleremo in questo video, e la seconda parte invece è una disamina degli scritti di Saint-Saëns. Scritti non necessariamente musicali, è stato un personaggio poliedrico e si è occupato di molte cose, anche biologia, filosofia, ha scritto un libro di poesie, quindi sono tutti passati in rassegna nella seconda parte di questo volume. Quest'altro volume invece si occupa di alcune composizioni e un'analisi più specifica della musica di Saint-Saëns. Per esempio si concentra sui poemi sinfonici, sulle melodie e su altri lavori, sul Sansone e Dalila, per esempio, insomma un volume assolutamente importante che completa questo primo. Biografia di Camille Saint-Saëns, da qualcuno ingiustamente definito il più grande compositore di serie B, è una definizione assolutamente ingiusta che noi cercheremo di confutare e cercheremo di entrare nel mondo di questo compositore così affascinante. Camille Saint-Saëns nasce il 9 ottobre del 1835 e forse varrebbe la pena di ricordare che era del segno della bilancia, non perché abbiamo qualche predisposizione sull'oroscopo, ma probabilmente Saint-Saëns ci avrebbe fatto caso, perché tra le altre cose era appassionato anche di astrologia e di magia e di scienze occulte. Segno della bilancia, quindi persona potremmo dire equilibrata, compositore equilibrato, vedremo che questa parola ritornerà spesso nelle sue composizioni. Ed è segnalare che quando Saint-Saëns nasce, Beethoven era morto da poco, da 8 anni, e Chopin aveva 15 anni, quindi nel 1835. Quando Saint-Saëns muore nel 1921, siamo praticamente alla vigilia dell'Ulisse di Joyce del 22, siamo già nell'esplosione dello stile neoclassico di Stravinsky e sono già passati molti anni dal 1913, quindi dalla prima esecuzione della Sagra della Primavera, e Schoenberg e pure Berg avevano già scritto molti dei loro lavori atonali, quindi un compositore che nasce in un certo contesto e muore in un altro completamente diverso. Va da sé che il suo destino è quello di essere in una prima parte della sua carriera un compositore all'avanguardia e poi in un certo senso sopravvivere a se stesso e quindi ritrovarsi come compositore reazionario, ma vedremo meglio come questo accade. Camille Saint-Saëns è un bambino prodigio, uno dei casi più straordinari tra l'altro di enfant prodigio della storia della musica, pari forse a Mozart. Comincia a comporre già a 5 anni, esattamente come il compositore di Salisburgo, e pensate che dà il primo concerto pubblico nel 1846 a 11 anni nella Salle Pleyel, una sala molto importante di Parigi, un concerto che naturalmente ottiene un grande successo. Del 1841 è il primo contatto di Saint-Saëns con la partitura del Don Giovanni di Mozart, che segnerà un po' la sua vita. Altro legame importante da ricordare con Mozart è che nel corso di questo suo primo concerto di debutto ha suonato il suo concerto in si bemolle, non è specificato quale, però poi Clericetti riesce a insomma ricostruire di quale concerto si tratta. Del 1850, quindi ancora ragazzo, scrive la sua prima sinfonia. Saint-Saëns ne scriverà ben 5, però solo 3 saranno pubblicate, e la più importante di esse è la terza del 1886, la cosiddetta Organ Symphony nei paesi anglosassoni, scritta per la morte di Liszt. Saint-Saëns quindi intraprende fin da giovanissimo, nel 1851 si può far risalire la data fondamentale, la carriera di pianista e di compositore, e organista anche. Camille Saint-Saëns è stato un pianista importantissimo, tra l'altro citato anche nel libro Chopin visto dai suoi allievi di Hegeldinger come uno dei testimoni più importanti dell'esecuzione chopiniana. Noi abbiamo molte testimonianze di Saint-Saëns, che era amico di Pauline Viardot, che era amica di Chopin, e quindi sappiamo che insomma possedeva dei segreti particolari nell'esecuzione di Chopin, particolarmente per il suo rubato. Era tra i sostenitori per esempio del fatto che la sinistra dovesse suonare a tempo e la destra no, quindi un tipo di rubato molto raffinato. Nel 1857 Saint-Saëns ottiene il suo primo incarico importante come organista
nella chiesa della Madeleine a Parigi, un incarico molto prestigioso, e vediamo che a partire da questo momento comincia a concentrarsi sulla scrittura di musica sia organistica, che è fondamentale nella sua produzione, sia di musica sacra, tra le altre cose l'oratorio di Natale, di cui parleremo in un video apposito. In questi anni comincia anche la produzione di generi che poi saranno fondamentali nella sua opera omnia. Per esempio comincia a scrivere i concerti solistici, ne scriverà poi 10, ne scriverà sia per pianoforte 5, sia per violino e poi per violoncello, di cui poi parleremo nel primo. Ecco, una cosa importante da sottolineare: nel 1861 e per 5 anni diventerà professore di pianoforte alla scuola Niedermeyer di Parigi. Questa è una cosa che va citata appunto perché dalla tradizione pianistica di Saint-Saëns deriverà poi Isidore Philipp, che è stato un grande pianista importantissimo. Vale la pena di ricordare anche che Saint-Saëns nel 1904 e nel 19 ha registrato dei brani, per cui se siete curiosi potete ascoltare su YouTube delle registrazioni di Saint-Saëns stesso che suona al pianoforte, composizioni sue. 1870, la guerra franco-prussiana. Che cosa significa questo? Significa che tra la Francia e la Germania comincia ad esserci un certo attrito che si traduce anche nell'ambiente musicale. Qual è la prima conseguenza? Che la Francia vuole ribadire la sua propria personalità nazionale e quindi nel 1871 fonda la Société Nationale de Musique, volta proprio a sponsorizzare le composizioni francesi, quindi in un certo senso proibisce anche le composizioni di autori tedeschi. E Saint-Saëns è tra i promotori, tra i primissimi promotori, e ne diventerà anche poi presidente, quindi un personaggio fondamentale nella musica francese. C'è un evento molto importante del 1877, quindi qualche anno dopo. Muore un amico mecenate di Saint-Saëns e gli lascia in eredità 100.000 franchi. Questo gli consente di dimettersi dall'incarico di organista, che comunque riusciva a sostenere tra mille difficoltà, quindi dedicando la sua composizione al lavoro, e così può dedicarsi esclusivamente all'arte, quindi all'attività di pianista e all'attività di compositore. Il suo mecenate poi, come in cambio di questo gesto, chiederà ovviamente postumamente la scrittura di un Requiem, che poi puntualmente Saint-Saëns realizzerà. Per quanto riguarda la vita familiare, c'è una nota triste dell'aspetto biografico di Saint-Saëns, e cioè il matrimonio. Saint-Saëns si sposa e ha due figli. Purtroppo entrambi i figli muoiono giovanissimi, a 2 anni e mezzo e a pochi mesi. E questo causerà poi la rottura anche del matrimonio pochi anni dopo, quindi da questo punto di vista abbiamo una vicenda piuttosto drammatica, che però non si traduce nell'opera di Saint-Saëns, che rimane uno spirito essenzialmente illuminista, uno spirito positivista, seguace sostanzialmente del bello. Dopo alcuni successi, dal 1890 in poi, si parla proprio di fama e di gloria. Da lì in poi Saint-Saëns diventerà sempre più famoso e sempre più acclamato. Avrà una vita molto particolare, viaggerà moltissimo, quasi per tutti i 5 continenti. Fino al 1904 non avrà fissa dimora a Parigi, quindi vivrà sempre come uno spirito un po' imprendibile. Amerà anche camuffarsi e scappare proprio dalla civiltà. Viaggia per ben 19 volte in Algeri. Infatti, se voi guardate gli estremi biografici, scoprite che appunto Saint-Saëns muore ad Algeri nel 1921. Tra i suoi grandi successi ricordiamo, logicamente, a parte le sinfonie e i concerti, il Carnevale degli Animali del 1886, che è forse il suo lavoro più conosciuto, moltissima musica sacra per organo e non solo, i poemi sinfonici scritti in omaggio e sulla falsariga anche dell'esperienza listiana, di cui Saint-Saëns era grande amico, e poi le opere liriche, ne ha scritte molte e sono molto affascinanti tutte quante, in particolar modo Saint-Saëns e Dalila, che è stato il suo grande successo. Va da sé che Saint-Saëns poi si è occupato di molte altre cose, come anticipavo prima, e tutte passate in disamina nella seconda parte di questo volume. Ecco, ha avuto una grande incomprensione con altri musicisti poi che emergevano nella seconda fase della sua vita, ad esempio Debussy. Saint-Saëns non si è mai trovato d'accordo con le nuove leve, e neanche in campo letterario. Per esempio Saint-Saëns odiava
a morte, Mallarmé non lo sopportava e ha scritto anche una poesia, un libro di poesie pubblicato nel 1890 che si chiama Rime familiari. Una di queste prende proprio di mira Mallarmé. La poesia si intitola Mea culpa, la trovate su internet ed è veramente molto spiritosa. Per chiudere, e per dare quindi un ultimo, si può dire, un'ultima suggestione, volevo leggervi una frase di un piccolo periodo di Marcel Proust che ha recensito un concerto di Saint-Saëns e poi ha scritto anche un ritratto. All'interno di questo ritratto trovate proprio la frase Il re degli spiriti musicali che dà il titolo al libro di Giuseppe Clericetti. Quello che vi leggo è semplicemente un passo che recensisce un concerto pianistico di Saint-Saëns, ma che ci fa capire anche lo stile della sua musica. La musica di Saint-Saëns sostanzialmente è bella. È musica bellissima, scritta molto bene e si potrebbe dire che questo è il suo unico difetto, nel senso che non concede al disequilibrio, a ciò che rompe gli equilibri formali. Non c'era nell'esecuzione di Saint-Saëns nessuno di quei pianissimo durante i quali ci sembra di dover svenire qualora si prolungassero e che un forte riconfortante viene ad interrompere al momento giusto. Nessuno di quegli accordi che, suonati in più riprese, vi solleticano per un istante i nervi dall'alto in basso. Nessuno di quei fortissimo che vi spezzano braccia e gambe come un bagno nelle onde. Nessuno di quegli ondeggiamenti del corpo del pianista, di quegli scuotimenti del capo, di quelle ciocche frementi che mescolano alla purezza della musica la sensualità della danza e parlano all'immaginazione dell'ascoltatrice. Cosa significa? Saint-Saëns è un compositore che mira al bello, ma non sempre in questa mira si riesce a condiscendere al gusto del pubblico che molto spesso vuole l'avventura, avventura che però Saint-Saëns ha saputo vivere nella sua vita.